In questo video vi insegniamo a fare le sancicce a forma di polipo. Taglio patate solo per te. Beh, le è venuto anche benino, devo dire. Azzui! Azzui! Io mi mangio intanto il cetriolo. Sebastiano e Kumiko preparano lo bento per gustarselo durante l'hanami, ovvero ammirare i petali di sakura che piovono loro sulla testa di notte. Sì, li stiamo invidiando tutti fortissimamente. Sì, conteniamoci. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di cucina. Oggi cuciniamo con Kumiko lo bento, perché dopo si va a vedere Issa con la oggi Kumiko è particolarmente allegra, non si sa come mai. Comunque oggi ci... Nanka, i tento tonai? Nani suru no te? Cucino, cucino. Cucino, o bento? scrivimas. Quindi oggi faremo lo bento, vediamo come viene, speriamo che venga bene. Diteci se volete assaggiarlo, se non volete assaggiarlo non ditecelo. E poi vi faremo vedere anche noi che andiamo a mangiare i sakura. No, scusa, che andiamo a vedere i sakura. Sakura miniku? Vedere i sakura in giapponese si dice hanami. Hanami. Hanami nizita, non come si dice da tarò, siete? Abbiamo questo, se c'è qualcosa di interessante da dire sui sakura, sentiamo la nostra Kumiko. Tokuro. Hanami, che devo. Miro da che? Mi devo. Yotaro oggi sono già iene. Cosa? Ha detto che praticamente se c'è qualche signore, insomma, un po' così, un po' avanti con l'età e ci viene. Non devo uscire noi, io ho parlato il canale. Se ci viene, perché spesso dovete sapere che quando si va a vedere i hanami, è una tradizione che però si vanno a vedere i hanami e in più si beve alcol. Demo, se gioco più e di chi ne indone? Shinjuku Gyoen, non so che non lo conosco. A parte a Shinjuku Gyoen, che dove sono andato con Yuka a fare le foto l'altro giorno, vi metto una foto qui, ti può bere sake quando si va a fare Hanami. Hanami So. Tonomu. Quindi tutti si imbriacano persi, e siccome da ubriachi giapponesi, tatemae nakunaru, tatemae. Nakunaru. Quindi praticamente bevono e non c'è più il tatemae, tutti praticamente diventano super honne, e quindi vengono a parlarti e a nampar. Nampasareru no? Ah, lei ha detto che non l'ha mai fatto, però ha detto che comunque vengono a parlarti anche gente che lo sconosce. Ma bando alle ciance e iniziamo subito a cucinare! Yeah! Seba, presento? Arigato! Vabbè, comunque è stata a Nara gli altri giorni a lavorare e mi ha portato questo regalo perché sapete c'è usanza in Giappone fare gli omiyage, quindi ogni posto che vado vi ricordate, cioè mi portano sempre i regali. Anche Yuka è andata a Nagano e mi ha portato la marmellata e poi la nostra Kumiko mi ha portato sto tomone, quindi arigato gozaimasu, Yay! Non si ricorda che cosa c'entra, però devo un kashi o kashi vorrebbe dire, vabbè, chissà che cosa c'è. Chissà che cosa c'è dentro. Vabbè, lo assaggeremo. Gnam 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 gnam. Bene, Kumiko è pronta. Adesso si sta. Oggi guardate come siamo migliorati. Adesso abbiamo pure il grembiule. E con Otame Totano. Ancora, è pronto. Oh, ce l'ha preso per voi la nostra Kumiko. Ok. Ok, ne ho mostrato due a te. E voilà! Abbiamo fatto il fiocco bellissimo. Sugoku Jōzen dekita. E io mi sto gustando il caffè. E siamo pronti per fare il nostro video. Ancora espresso, desne. No. Ti ho detto, questo è un espresso. Ah sì? No. E come coi tari e canai? Itsuka. Ikitai. Mi ha chiesto se vuole venire in Italia. Ha detto di sì. Grazie a te, tutte grazie. Minna commento sta hitotachi. Grazie. Ecco, ringrazio a tutta la gente che ha commentato. Grazie mille per tutti i commenti carinissimi per Kumiko. Lei neanche un'offesa si è presa a differenza mia, ogni volta me le prendo. Quindi grazie mille per commentare e per vedervi questi video, anche se è solo per questa gnocca di bambù. Comunque, se si inizia dalla patata, ecco qui una patata giapponese. La patata giapponese, Japanese potato. Potete zebra in Mi ha detto, ah, le patate sono diverse in Italia. Eh sì. Sono 29 yen per questa patata. Patata economica. Patata economica. Ecco, perché è costata poco, 29 yen. Ok, patata economica. Patata economica. Yeah. Ok. Allora, innanzitutto prendete la patata, la lavate. Come sapete, il vostro Sebastiano è pronto per MasterChef. Adesso vi farà vedere come pelare le patate. Vedete? Beh, questa è una patata difficile da pelare, ma guardate con quanta cura la pelo. Come le pelo le patate, io non le sa pelare nessuno, dite la verità. Questa è la parte più difficile della preparazione dello bento. Potete togliere? Potete, no, kawa mukuno nigate. Ah, da sebagliare bene.
I'm your knight. Kishitonaru. Oh. Gli ha detto, perché lei ha detto che non le piace molto pelare le patate. Ha detto che nigate. Nigate vuol dire che non ti piace e in più non sei brava. Ah, questo ve lo insegno in una prossima lezione. Kirai vuol dire che non ti piace. Heta vuol dire che non sei brava. Nigate vuol dire che non sei brava e non ti piace nemmeno. Quindi lei è nigata per questo, ma io ho detto che c'è il Your Night. Se non conoscete la mia canzone Your Night, grave errore, andatevela a vedere il trailer. Sapete che c'è anche la versione in italiano di Your Night, che non è mai uscita. L'ho fatta con Kobato, che era tipo: e solo per te combatterò contro le ombre. Comunque per la ste patate non è niente, per niente facile. Ok, Kumiko, adesso ci pensa Kumiko. Guardate che cesso che ho fatto. Certo, seguio posterior in deschedo. Dai job, dai job. Coreba Italia, Italia jinga, Italia. No, Italia lì, nanka. Cucina Josu de show. Italia, Italia lì riuscì? なんか style があるから作るの Io ho detto, mi ha detto, ma che cesso che hai fatto? Gli faccio, ma guarda che noi italiani siamo tutti chef. Ok. Ok. Adesso se la tira, che fa finta che se l'ha fatta lei, sta patata, ho fatto tutto io, ma c'ho la prova grazie a voi. Ciao Yari. Yari, hello te, you te? Hello. Hello Yari. Hello Yari. 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 Seba henshu shite ru hito. No, Seba. Seba no douga wo henshu shite ru hito. Ciao. Grazie. Ok, ti salutiamo, Yari. Yari mi edita tutti i video, quindi le abbiamo fatto un salutino. Patama carappo! Carappo! Appena detto che c'ha la testa vuota! Kirimasu! Mas! Kirimasu! Mas! Taglio! Taglio patate! Taglio patate. Taglio patate solo per te. Taglio patate. Le metto nel piatto. Facciamo italiano. Ha detto che vorrebbe imparare a parlare italiano. Ok, allora mettiamo le patate adesso nel microonde con un po' d'acqua. Mi raccomando, aggiungete un po' d'acqua alle vostre patate e mettetele nel piatto. E mettete anche questa pellicola. Mettiamole nel forno. Le patate nel forno. Nanfum? Ok. Certo che Kumiko mi dai proprio soddisfazioni, non sai niente. Nanimo shirana itsumo. Io che so, ne mettiamo nel microonde quanto? Ah, non lo so, un po' di minuti, ma io non lo so. È perché io sono abituato a altri, sapete che io sto, insomma, comunque il mio sogno è quello di partecipare a MasterChef, quindi cavolo. E adesso facciamo i broccoli. Broccoli ski? Oh, sì. Broccoli, itaria con nante io, sitteri? Nante io. Broccoli, broccoli. Broccoli. Broccoli, itaria con demo broccoli. Già, itaria con nano kana? Maybe. Ma qualcuno mi sa dire se i broccoli vengono dall'Italia? Perché dovete sapere che i broccoli si chiamano broccoli anche in giapponese e anche in inglese. Però, boh, sembra una parola molto italiana. Tagliamo i broccoli. Ichiban suki na yasai wa nan desu ka? Broccoli. Hotto ni? Qual è? Capoccia. Capoccia? Gli ho chiesto qual è la tua verdura preferita. Mi fa i broccoli. No, la zucca. Qual è la vostra verdura preferita? Questo si può cuocere. Questo si può cuocere. Yeah. Yeah, mettete anche qua dentro un po' d'acqua e anche questo lo mettete. Ovviamente oggi siamo un po' lazy, che io ho fatto lazy già night kurikata zenbu denti renji. Io non lo so, io ho detto, ma io non lo so, è un po' lavativa la nostra Kumiko. Gambarimashou yo kondo kara, sekkaku i promo kattashi. Cioè, ho comprato anche questo meraviglioso grembiule, non si impegna, io non lo so, ma io non lo so. Ecco che sono pronte le patate. Dai giù bukana kore. Atsui. Atsui. Dai giù, dai giù, torretta. Quale tu starai? ちょっと待って。熱い。guardate che dito che c'ho. C'ho acai già. Ok, sasaru. Sasaru. Sasaru è tipo se c'è una spada la trafiggi. 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 Trafiggi.
però dipende, se tipo questo non so se si dice, come si dice? Infilzare, infilzare. Adesso mettiamo dentro i broccoli. Un minuto e mezzo mettiamo dentro i broccoli. Come sarà venuto il riso? Il riso ce l'ha già fatto prima che venissi qui. Itadakimasu. I broccoli. Dai, oggi mi sta hogai. Mi ha detto di provarne. Vedi, a me danno sempre i compiti più difficili. Mi hanno detto di provarne uno. Ne provo uno per vedere se è cotto. Ma mi sembra. Dai, dai, giù da tomoyo. Cotto? Itadakimasu. Kokirana kiai okatta. Oh. Ti è venuto in mente che ha comprato sta cosa. Ha detto, ah, potevo anche non tagliarlo. Che questa, praticamente questa ci serve da mettere nella salada. Mi ha chiesto se l'ho mai fatto e non ho mai usato questa macchina. Meglio se usiamo il vecchio metodo della nonna. Adesso facciamo i tamagoyaki. Mi ha detto che non è molto brava, ma dai, giovo desho, kumiko dekiru desho. Dekiru. Io intanto continuo a mangiarmi i broccoli crudi. Si possono mangiare i broccoli crudi? Dai, giovo. I broccoli sono buonissimi. Una foglia di shiso. Come si dirà shiso in italiano? Non lo so, forse è tipo salvia. Guardate che meraviglia la foglia di shiso. Dovete togliere l'acqua. Suibun. Suibun. なんで水分あると何の問題ある？え、わかんない。とりあえず私はいつも拭いてるんだけど。Ha detto che le asciuga. Ma io ho chiesto, ma come mai? Ma non è che c'è un motivo, mi piace asciugarle. Queste giapponesi e le loro perversioni strane. Tagliate la vostra foglia di shiso. Praticamente gli ho detto alla nostra Kumiko, ma non è che sei proprio bravissima a cucinare. Lo so, ma appunto per questo io faccio cucino, che così mi alleno, no? Faccio, ok. E poi mi fa, però sapete che un mio amico mi ha detto che sono brava a cucinare. Io gli ho detto, ma sarà sicuramente tatemae. Sapete come vi ho insegnato nel video dei Nihonjin, dell'onestà dei giapponesi, del rispetto. Se non ve lo siete visti, andatevelo a vedere. E gli faccio, ma sicuramente non gli direte Iruno? È stato Iruno? Irecciatta. Ah vabbè, ok. Ci ha messo dentro un po' di zucchero, che così fa il tamagoyaki sweet. E lei dice che è più buono sweet. E gli fa, ma sarà tatemae di sicuro. Io ogni volta mi sorprendo da quante pentole diverse possono avere i giapponesi. A voi vi piacciono i broccoli crudi? Momento magico. Doveva diventare, avete presente quando andate al Kaiten Sushi? Tamanita mago de re, sorega kore kumiko bajo. No, non è venuto male, non è venuto male. Probabilmente è un problema di stagione, magari non è stagione del tamago. Vabbè, erano un po' di battute. Dovete sapere che comunque anche l'umorismo in giapponese e in italiano è molto diverso. Nanka, saigo kirei ni dekireba itto mo. Nanka, kore ichiban daiji na part. So da yo. Kore dekireba mo kachi da. So. Io ho detto che non è importante come fate gli altri strati. Se fate bene l'ultimo strato, sicuramente diventerà bene. Adesso prega. Shinto? Kore shinto? Non è. Ma nani o shinjite ru no? Kami shinjite nai? 何も信じてないけど、こういう時だけは神様を信じてる。 Io gli ho chiesto, ma in cosa credi? Ma in niente, però in questi momenti credo al Kami-sama. Che per farvela corta, il Kami sarebbe la divinità. E boh, kirei-jan, kirei-dane. Yatta! Beh, c'è riuscita, dai, guardate yay, che bello! Yay. Brava Kumiko! Yay! Secondo voi è stata brava Kumiko a fare il tamagoyaki? Scrivetecelo nei commenti! Nei commenti, non ti parlo. Nanka moshi kumiko jozu to motteta hito o commento ni kaite kudasai. Kaite ne, quindi scrivetelo, eh. Bene, le è venuto anche benino, devo dire. Ne assaggio uno, che così vi dico se è buono. Buon appetito. Bye. Buon appetito. Buon appetito. Taberu. Dokana? Buono, brava, yeah, congratulations. Ok, la prossima cosa che andiamo a fare saranno le winna, ossia le sansicciccine. Vedete, praticamente abbiamo comprato queste formine per il valore di 100 yen. E così possiamo fare la cucina kawaii, vedete? Quindi proviamo a fare tutte queste formine. Quindi dovrebbero esserci il tacco, che sarebbe il polipo, il cani, che è il granchio, il hana e anche i pinguin. Stiamo facendo il pinguino, pinguin. Ok, vediamo come è venuto il pinguino, è già tutto. Nani kore?
Guardate che meraviglia, il pinguino di Kumiko. Yeah! Proviamo a vedere i fiori, se vengono meglio i fiori. Proviamo a vedere il fiore. Mamma mia, ma non sono carinissime queste. Vabbè, poi vediamo come vengono alla fine. Ok, ne abbiamo fatti 5. Ne abbiamo uccisi 5. Ce n'erano 10, siamo riusciti a farne 5. Bene, bene lo stesso. Oh mio Dio, guardate che carine. Le fa un po' vapore perché sennò diventano troppo bruciacchiate. A fuoco lento. Un'altra cosa che abbiamo comprato sempre allo Hyakuen Shop è questo utilissimo arnese che in teoria dovrebbe, dovrebbe far venire la nostra Nori così. Quindi vediamo se questo funziona. Dai Kumiko, the Kiryu de Show. E adesso la nostra Kumiko inserirà la Nori. Proviamo a vedere. Noriwa Norida. E... これ chokusetsu ue ni yare ba inda. Chokusetsu gohan no ue ni yare. だと思う。直接上にやってパパってできる。そう。いや、その上に直接。 Questa è per la nostra insalata. Io mi mangio intanto il cetriolo. La nostra Kumiko sta facendo le patate alla forchetta. Bene, nelle nostre patate abbiamo messo un po' di sale. Adesso mettiamo un po' di pepe. Usiamo la maionese adesso. Mettiamo dentro un po' di maionese nelle nostre patate. Non ha una forma divertente per noi italiani. Cioè, è strano vedere una maionese così o no? Ecco qua. Se ne potrebbe mettere anche di più di maionese. Però secondo me ne basta meno. Assaggiamo. Tabete miru. Assaggio. Itadakimasu. Adesso ci aggiungiamo, vi ricordate che avevamo fatto prima l'onion, quindi la cipolla con anche il cetriolo. Lei dice che praticamente non serve l'olio, anche se io ce lo metterei. Ha detto che però secondo lei non serve perché già la maionese c'ha l'olio, quindi. Perché è meglio se c'ha un sapore un po' più leggero, quindi non l'abbiamo messa. Ne assaggio un pochino. Brava. Ok, adesso facciamo gli onigiri. Facciamo delle piccole palline di riso. Non le facciamo a forma di triangolo. Marukushio. Tondo. Io insegno le parole a caso. Ok, guardate che bella palla che ha fatto. Adesso proviamo a fare anche la faccina. Vediamo come viene. Questa è la parte più importante. Vediamo se la nostra Kumiko. Ciao Matte. Kawaii dekita ne. Abbiamo deciso che non facciamo la faccia perché erano troppo brutte. Nel nostro bento abbiamo deciso che non mettiamo gli onigiri. Voleva farlo con tutti i kanji. Per intanto abbiamo un ichi uno. Abbiamo scritto daisuki. Ditemi te. Daisuki. Ok. Amore. Ti amo, sì. Ti amo. Ok, già mettiamo anche questo. Vi ricordate Lilletta che ha fatto il video sul ti amo? La voce era la sua mangakaski. Mangakaski. Era la sua voce. Se non vi siete visti il video di i giapponesi dicono o non dicono ti amo, andatevi a vedere il video, ve ne lascio un pezzo qui. Guardate che carina il taco, questa winna a forma di taco. Irete, la sanciccia, il booster a forma di taco. Comunque il daisuki l'ho scritto io e non volevo dirvelo. Kumiko, yatto dekita ne! Ma che bello questo vento, è venuto benissimo. Va bene, non è venuto malissimo comunque. Cosa ne dite? Che bello, ecco questo qua è il nostro obentino. Adesso noi andiamo a vedere i hanami e ci mangeremo questo obento. Grazie mille per essere stati con noi, grazie sempre per tutti i commenti e grazie. Ci vediamo al prossimo video. PS, e guardate che cos'era l'omiyage di Kumiko. Mamma mia, tutta questa roba da Nara. Ci metterò la vita a mangiarlo tutto, però in Giappone è proprio tradizione regalare questi omiyage ogni volta che si va da qualche parte. È costoso, ma è tradition. Watashi wa hitori osae kirenu mune ni tachi tsukushiteta.